poi ti compro il gelato. Vai in metro! Secondo me l'istinto è più forte. Senti. Beh, io dico... Solito posto, solito ora. Bene. Passo anche a Roma, Tina. Ti dico che ho girato, vedi le cose. Questo è il film che fanno oggi? No, oggi un altro western. Quello lo fanno domani. Io l'ho provato, non mi piace. A te piace? No, no, non mi piace. Sì, ma dicono che sarà. A me non piace. Sì, ma guarda che dicono che bisogna provarla più volte. Il mostro che ha spaventato Frankenstein e ha battuto l'uomo delle nevi. Il film del super terrore. King Kong è dietro l'angolo per tutti. Fatti strani dal mondo. Tokyo. Un contadino giapponese è stato rapito da un disco volante. Lo assicurano i familiari e i suoi amici che hanno assistito allo sconcertante avvenimento. Il rapito, prendi l'altro, giovane più grande, di 20 anni, si era avvicinato ad uno strano oggetto atterrato poco lontano dalla sua fattoria. I suoi familiari e i suoi amici affermano che il giovane, giunto a pochi metri dall'oggetto, è stato atterrato da due lunghe braccia metalliche. Aprire, aprire! A me piace. È sensibile. Cioè, prova un'emozione e poi basta. Può darsi, ma il sentimento, la sensibilità. Io normalmente non pago. Io pago sempre anche in treno. Ci sono dei treni dove nessuno paga. È super rapido. Fanno uno sceneggiato. Tu 40 puntate. Ah, c'è scritto sul giornale. A me. È una buona. Due, grazie. E non spinga. Gioielli, brillanti, stelle, rubali prima che qualcuno li compri al tuo posto. Gioielli da rubare. Lo sentirai scivolare nelle vene. Così. Andiamo avanti. Io non ci vedo. Io sì. Sapore di donna. È il whisky per l'uomo virile. Ma tu, donna, bevilo con ecco lui. Qui, così possiamo allungare le gambe. È un'esperienza forte da fare insieme. D'accordo, it's a whiskey that comes from Scotland. Non sono mica un vampiro. For you, that are a real man. American Dry. Secco, americano. Bevilo quando vuoi. Non è un digestivo, non è un aperitivo, non è un dissetante. Ma bevilo. È buono e basta. Bevilo. È di moda. Con ghiaccio, shakerato, con seltz, liscio. Lo beve, l'uomo è arrivato. Prometheus, la sveglia che non perdona. Non smette di suonare se non vi alzate dal letto. Prometheus, Prometheus, Prometheus. Con Digeril digerisci anche i sassi. È il digestivo degli uomini che sanno mangiare. Dove vedi frizzare, vedi digerire.
signore, i suoi soldi. È vietato? No, può entrare. Hai sentito? Puoi entrare. Bene. È già cominciato? No, inizia adesso. Come, come? Ha detto che sta per iniziare. Ho spento. Modello S101. Modello S101. Tessera. S101. È il primo portoghese, oggi va bene. Va bene qui. Se non mi piace, la colpa è tua. Cosa hai combinato? Cretino! Basta così. Se no, mio padre non lo riconosce. Stasera ho dato appuntamento a 5 ragazzi diversi. Stasera? Tutti insieme? Ma come fai? Non mi presento. Non ci vado. Sei proprio male. Com'è il titolo? La mano mozzata. Bene. Però sia chiaro, eh? Un giorno e via. Ho già una serie di film da programmare a data fissa. Mi saluti tanto la signora. Grazie. Padre, Samuel Pratt.
manifesto prometteva due fustini. Certo, l'ho visto, due fustini. Ma allora il manifesto però diceva due fustini. Due fustini di tipo medio grande. Buongiorno. Buongiorno. Quanto manca alla fine? 10 minuti circa. Grazie. Salve. Salve. Sbrigarti, sì o no? È tutto pronto. Ciao, stasera stacco un'ora prima, mi passi a prendere? E lo rivedi ancora? Anch'io l'ho già visto. Va bene, capite? Andiamo all'altro cinema. A casa tua. Ma il televisore è rotto. Che aspetta? Deve sparare. Non è ancora arrivato il momento. Cretino, proprio un cretino. Tutti i posti che ci sono. Thank you.
Sono anni che aspetto questo momento. Sta buono, guarda il film, guarda cosa fa. Faccia così. E come devo fare? Non possiamo. Siamo incastrati qui. Va bene, ti richiamo. Siamo fregati. Zitta. Lo sapevo che sarebbe finita così. La responsabilità è tua. Sei stato tu che l'hai voluto. Zitta. Ma non ho neanche il diritto di parlare. Avevo un presentimento. Non ho le chiavi per aprire la cassetta. I gettoni sono quelli che sono. Io non ci posso fare niente. Ma come c'era prima il signore? D'accordo, ma c'era prima. Va bene, si accomodi lei. Ma perché urlate così tanto lì in fondo? Fate presto, per favore. Non ce la faccio da solo. Mai un furto. Mai un borseggio. Mandate subito qualcuno. Sempre fil puliti. Telefona, fai venire dei rinforzi. Quella polverina? Quella? Non lo so. Per l'improvviso.
Senta, proceda all'interrogatorio testimoniale. Appena possibile faccia rimuovere il cadavere. Sarò in tribunale verso le 7:30. Mi telefoni. Oggi è una giornataccia. Sei sicuro che non è uscito nessuno? Sicurissimo. Ho bloccato immediatamente l'uscita principale e quella di sicurezza era chiusa. L'assassino è ancora qui dentro e anche la sua pistola. Né altro, signor commissario. Continuate. Niente, signor commissario. Non è molto facile trovare una pistola in questo casino. Quanti spettatori c'erano? 54 compresi il morto. Uno era senza biglietto. Cominciamo da lui. Adesso arriva. No, perché lui fa levare quello fuori? Non stupare. Vado a vedere. Tanto è morto. Ed eccolo lì, coperto da quel tempo. Non dite così, per favore. Pregate. Lei? Pregate. Io? No, lei. A me? Non sì. Dice a te. Una commedia? Una tragedia. L'ha scritta lei? Sì, proprio io. E non cercava altro a parte la tragedia? Nient'altro. Avevo dimenticato il copione ieri dopo le prove. Sono anche il regista dello spettacolo. Bravo. E che genere di spettacolo? Off, pop, under? Classico. Lei conosceva la vittima? Mai visto quell'uomo. Entrando è andato a sbattergli addosso e non si è nemmeno scusato. Avevo fretta e allora... Già, però aveva fretta anche all'uscita, dopo lo sparo. Ma c'erano anche altri che correvano verso l'uscita. Erano tutti agitati, più di me. Ma non si erano nascosti in palcoscenico? Come lei? Dovevo consegnare un manoscritto al mio editore. Ecco, sì, questo. E avevo fretta. Scrive anche lei? Romanzi? Beh, veramente sono un sociologo. Bravo. Risulta che durante lo spettacolo lei non guardasse il film ma gli spettatori. Non è strano? Non per un sociologo, a me interessano le reazioni degli spettatori. Allora può aver notato qualcosa o qualcuno che gli altri non hanno visto. Per esempio le mosse di quel regista davanti al palcoscenico. Sai, io oltre i 10 metri... Peccato. Prima di entrare in platea, la vittima ha ordinato da bere. Sì, lo fa sempre. Lo faceva. Aveva un aspetto strano? Era preoccupato?
Non lo so, io stavo nello sgabuzzino a studiare. A studiare? Sì, studio e lavoro. Bravo, bravo. E cosa studi? Fisica nucleare. Scusa. Senti, ma non puoi dirmi niente di interessante? Direi proprio di no. Però... Però? Sì, lo conoscevo. Di vista. Veniva spesso al cinema? Spessissimo. Cos'altro può dirmi di lui? Nient'altro. Che genere di film preferiva? Tutti. Il direttore diceva sempre se tutti fossero come lui la crisi del cinema non ci sarebbe. Pensi che il mio direttore voleva fargli una riduzione, ma lui ha rifiutato. Un vero signore, preferiva pagare il biglietto intero. Con chi veniva di solito? Solo, sempre solo. Secondo lei era proprio un cinematore? Oppure aveva qualche altra, come si dice, mania? Non ho capito bene la domanda. Formulo la domanda in modo più chiaro. Andava spesso a gabinetto? Non era mica... Mi scusi, forse lei si confonde con quell'altro. Brava, mi parli un po' di quell'altro. Può capitare a tutti. Un bisogno urgente. Oh, doveva trattarsi di una vera crisi. È stato nei cessi tutto il pomeriggio. A chi faceva i segnali? Alla vittima. Non ho fatto nessun segnale. Non è che c'era un po' di concorrenza fra lei e la vittima? Non so a cosa si riferisce. La smetta di fare insinuazioni. A chi faceva quei segnali? A un amico? A un complice? Le ripeto, non ho fatto nessun segnale. Se l'ha fatto, io non l'ho visto. Non so cosa dirle, signor commissario. Cosa significavano quei segnali? Ancora. Cosa significavano quei segnali? Io non ho visto niente. A chi hai risposto con quel cenno negativo? Non ho fatto nessun cenno negativo. Quanti anni hai? 16. Ricominciamo da capo. Vorrei un racconto ordinato e comprensibile. Dica? Veramente non ho nulla da chiedere. No, no, dica, dica. Voglio essere interrogato. Se ha qualche cosa da dire... No. Ma se lei non domanda... Signorina. Ti prego, hai sentito il commissario? Sai, andiamo. Stai zitta tu. Casomai la richiamo, eh? Adesso si accomodi giù con gli altri. Su, da brava. Lui è arrivato. E io ho cambiato posto. È chiaro, no? Lui era grosso e io no. E non vedevo più il film. Proprio nel finale. Pochi istanti prima del delitto. Ma non vorrà dire poi che... Poi si è voltato a guardarlo. Ci sono i testimoni. Volevo vedere che faccia aveva quel rompiballe. Quel poveretto. Io non sopporto gli spettatori che entrano proprio nel finale, signor commissario. Perciò... ho estratto la pistola. E approfittando del botto che ha fatto il pistolero, il cowboy, gli ho sparato dritto al cuore. Poi... ho ingoiato l'arma del delitto con tutte le pallottole. Radiografare per credere. Guarda se c'è un medico fra gli spettatori. Ha bisogno di un sedativo. Signora? Grazie. Le assicuro che non conosco questo signore. Sono arrivato a spettacolo già iniziato. Mi sono seduto accanto alla signora solo per caso. Politi, richiama il ragazzo del bar. Sì. Bravi. Bravi. Vuol ripeterci quello che ha sentito, per piacere? Certo. La signora ha detto siamo fregati. Lei mente. Non uso questo linguaggio io. E poi? E il signore l'ha invitata a stare zitta. Non è vero! Mente! Lasci finire. Così sapremo anche noi la conclusione di questa commedia.
Il solito super test. Non bisogna mai contraddire i mitomani. Posso continuare? La signora si è messa a tremare e ha detto: lo sapevo che finiva così. L'ho sentito chiaramente. Allora conferma la sua dichiarazione. Certo che la confermo. Conferma anche lei? Lei pure. Confermano tutti. Se è così, potete andare. Non a casa, naturalmente. Commissario, mio marito mi sta aspettando a casa. È quasi ora di cena. Nell'atrio ci sono i telefoni. Immagino che per una sera suo marito può fare a meno di lei. Senta, commissario, quando è successo il fatto, io stavo nell'atrio. Come testimone non valgo niente. Fuori c'è la mia ragazza. È da una settimana che non usciamo. Se non esco stasera... Mi dispiace, ma deve restare. Può esserci utile. Ma il mio lavoro è di staccare i biglietti. Lo spettacolo ormai... Scommetto che staccando i biglietti le capita di guardare in faccia gli spettatori. Beh, sì. Certe volte entrano dei tempisti. Sa, quelli che disturbano il pubblico. Tagliano l'imbottitura delle poltrone. In questi casi cosa fa? Chiamo il 113. Bravo. E oggi pomeriggio sono entrate facce da 113. Rifletti. Pensaci bene. Forse sì. Ce n'erano un paio. Però uno è uscito. E un altro... Puoi descriverli? Capocci alto, professione agente di borsa. Vinci Roberto, professione ragioniere. Bravi, bravi. E l'altro? Aveva da fare. Un affare? Cosa? Affare di donne. Controllare questi documenti in questura. Tornate giù. Ce ne fosse uno che dice la verità. È incredibile. Non voglio altre grane con la polizia, capito? Ah no? No. È vietato, sono disposizioni di legge. Lei è un cretino! Un cretino è lei! Non gridate, quel poverino è ancora là! Signor commissario! Signor commissario, senta! Scusi, signor commissario, glielo dica lei che è vietato fumare. Non esageriamo, data la situazione. Fumate, bevete e fate anche uno spuntino. Così al mio ritorno vi troverò tutti più tranquilli. Speriamo bene, andiamo al bar? Lo capisco perché studiate tanto con me, ma vi siete mangiati tutto. Dico, tutto vi siete mangiato, che cosa volete? Il no, bambino no, sono delle caramelle, io soltanto delle caramelle. Sono solo quelle. Ma cosa volete che vi dica? No, Io gradirei un tosta una birra. Ma allora, niente, non c'è niente. Tosta una birra. Per favore! Arriverà tutto, anche e digli che non ci possiamo muovere. Non ci possiamo muovere, signor capitano. Che pensavi stai dicendo? Siamo bloccati. Hai detto bloccati? Sì. E da chi? C'è un superiore? Sì. Dammi il superiore. Sì, signor capitano. Commissario? Commissario, al telefono. Adesso cosa faccio? Non lo so, non è mica chiaro, c'è una confusione. Allora vado a casa. No, aspetta, forse io posso uscire. Lo chiedo di nuovo. Apra, faccia passare. Finché non trovo l'assassino. Sento, commissario! Commissario! Io devo assolutamente entrare nel cinema. Ma c'è mia moglie. Cosa vuoi? Venga via. Buttatelo fuori. C'è mia moglie. Ma come si permette? Su, alla città. Ho amici influenti. L'assassino è ancora là dentro, questo è sicuro. Erano in tanti a conoscere la vittima. Noi invece non la conosciamo affatto. I suoi documenti?
Avverti la centrale che arriviamo più tardi. Digli anche di far portare via quel poveretto. E di avvisare il medico legale e il perito balistico. Non può essere vero. È tutto così... così incredibile. Incredibile, dice. A che ora è uscito? Verso le 5, credo. Ha detto che sarebbe rientrato per la cena e poi sarebbe uscito di nuovo. Un altro film? Sì, è probabile. Ne vedeva due al giorno. A volte anche tre. Rivedeva lo stesso film se gli piaceva. Aveva una buona pensione, sa? Ex funzionario di ministero. Puntualissimo nel pagare. Bene. Riceveva amici? No. Donne? Mai. Il migliore dei miei inquilini. Si teneva compagnia con la televisione. Ma lo sai che certe volte li accendeva tutti e due contemporaneamente? Davvero. Però non disturbava mai. Era gentile. Si metteva queste e teneva il volume bassissimo. Sapeva tutto di queste cose. Bastava che gli chiedessi di un regista del cinema e subito raccontava vita, morte e miracoli. Conosceva perfino i film che non avevano fatto. Li chiamava le idee nel cassetto e spesso diceva che erano migliori di quelli fatti. Certe volte mi chiamava. Guardi questa immagine, guardi questa espressione che bella. Come un bambino. Una volta mi disse, sa una cosa, l'uomo delle caverne non sapeva parlare, però disegnava immagini. E ancora oggi noi possiamo guardarle, possiamo vedere le cose come erano migliaia di anni fa. Signor commissario, eh? Guardi questo, sembrerebbe un diario. Ora i film migliori, piuttosto che a rispecchiare il mondo, paiono tesi a penetrarlo, andando a cercare i suoi aspetti più essenziali e reconditi e passando oltre la realtà. Altri film, non i migliori, tendono invece a deformare la realtà e a creare un mondo immaginario che per molti si sostituisce al mondo reale. Scriveva lui queste cose? Di notte, per ore. Però mi pagava un supplemento per il maggior consumo di corrente elettrica. Un vero signore. Era scontroso. Aveva dei nemici. Ex colleghi. Lui, né amici né nemici. Una mattina l'ho trovato davanti a questo specchio che si guardava. E sa cosa mi disse? Era un po' stravagante, però. Mi disse... Questa è la mia immagine, cara signora. La vedo da quando sono nato, eppure mi mette soggezione. Se mi conosco un pochino, è perché tutti i giorni mi guardo allo specchio. Disse proprio così. Silenzio. Fate silenzio. Scusa, mi fai lavorare? Permesso. Ma lei è un parente là dentro? Sì, mio padre e mio figlio, ma non mi hanno fatto comunicare con loro. Non c'è più niente da mangiare. Lei viene sempre da me, vado dal commissario, vada.
con quello lì finisce male. Bevi, che hai avuto paura. Ma anche tu. Però tu più di me. Però anche tu. Bisogna dire qualcosa. C'è anche la televisione. Può parlare il questore. Una bella conferenza stampa. Lui ci va matto. Caro amico. Il questore parla solo se c'è qualcosa da dire. In casi del genere tocca al vice, a meno che lei stesso non... Per carità, io davanti alle telecamere mi viene, come si dice, il panico, ecco. Non sono più io. Pazienza. Intanto predisponga per la ricostruzione dei fatti. Stanno uscendo. Eccoli, c'è il vicequestore. Attento al cavo. Prendi la batteria. Aspetta, c'è ancora molto tempo. Eccomi qua, eccomi qua. Signori, vi prego, un po' d'ordine. La domanda alla volta. Calma, calma, vi avevo pregato. Per voi è sempre la stessa. Calma, signori, calma. Posso dirvi solo questo. Non è un caso semplice, ma contiamo di risolverlo in breve. Che significa in breve tempo? Tendo un tempo ragionevolmente breve. E gli indizi? Ci sono indizi? Confidiamo molto nella ricostruzione dei fatti per poter acquisire elementi forse decisivi. Allora vuol dire che sarà rifatta la proiezione? Forse. I bambini! È vero che non sono molto in Italia. Non ha ancora detto nulla dei vecchi, che sono chiusi. Telegiornale, dottore, siamo in diretta. Vuole una dichiarazione particolare per la SBRS? E se ho da dire lo dico a te. E non state in palato. Venite a fare la carica di me, l'ho sposato. No. Ha qualche parente? Spettatori e il personale del cinema ripeteranno tutti i movimenti compiuti prima e dopo il delitto, anche i più insignificanti. I bambini saranno rimandati a casa? Assolutamente no, i bambini hanno un grande spirito d'osservazione, sono formidabili testimoni. Allora, dottore, questi indizi? Gli indizi ci sono, ma non pretenderete che li comunichiamo alla stampa. Bene, adesso basta, eh? Anch'io devo lavorare con voi, siate giù. Grazie. Ma cosa scriviamo? Il mio giornale, c'è da riprendere un loro. Grazie. Che fregatura, proprio stasera. Il barista mi aveva dato l'indirizzo di un ristorante. Ti volevo portare. Abituata ai tuoi cambiamenti di programma. Senti, io me ne vado, ne ho abbastanza. Sta buona, aspetta ancora un po'. Vedrai che presto ce ne andremo via tutti quanti. Controllore, senta. Invece di perdere tempo, vada a cercare un volontario. Si deve sedere nel posto occupato dalla vittima. Ci sono qua io, più in fretta di così. Ma allora si sbrighi. Correre, correre. Correre! Hai sentito? Avverti i giornalisti che stanno là di fuori. Che fanatico. E dagli una mia fotografia. Fanatico. Ah, quella in costume da bagno, con la pipa. Prego, signora, si accomodi. Anche lei. Anche lei, signora. Sarà un trauma per questa creatura. Protesto formalmente per il vostro bene. Bravo, protesti. Intanto si accomodi. Su, fate in fretta. Anche lei, grazie. Ai vostri posti, con ordine. Calma, stiamo calmi. Vale anche per lei, signorina. Gli stessi posti. Con calma, stessi posti. Raccomando. Siete pronti? Pronti. Ecco qua, entra. No, vai tu, cara. Vai, vai. A quest'ora sarà a casa a vedere la televisione, il vero assassino. Sai le risate che si farà quando saprà che gli innocenti sono qua dentro? E se dal posto e stia zitto. Io parlo quando voglio. È scritto nella Costituzione. Prima!
Adesso c'è scritto che deve sedersi e stare zitto. È un abuso di autorità. È autoritarismo. Zitto! Lei, vada nei gabinetti. Ma ci sono andato dopo, quando si è spenta la luce. Vada, vada. Fallo andare al suo posto. Sì, signore. Vada al suo posto. Poi parlano di violenza. Ne riparleremo. All'estero certe cose non succedono. Adesso stiamo fuori, appena usciti di qui gliela facciamo vedere noi. Un'interrogazione in Parlamento. Commissario, quella signora non è andata al suo posto. Era due file più indietro. Grazie. Possiamo cominciare? Cominciare. Sei buono. Prima vediamo il film, poi ti riporto a casa. Va bene. Vai, vai. E poi mi sono affacciato là. Continui, continui. Va bene così? Ma guarda com'è contento. Andiamo dentro a vedere. Pronto. Grazie, signorina. Idioti! Una nazione di idioti! Thank you.
Sono anni che aspetto questo momento. Facile tenerli calmi, signor questore. Facciamo del nostro meglio. Sì, la stampa è furiosa, vuole notizie. Come? I vecchi, i militari e i bambini? Benissimo, signor questore. Forza. È una pazzia! Calma, silenzio! Andate a casa i vecchi, i bambini e i militari. Gli altri no, nessun altro deve lasciare il cinema. Non possiamo stare qua. Mi dispiace, è inaudito, protesto formalmente. Io mi rendo conto, era un suo collega. Ma lei deve scuotersi, deve reagire. Mi ascolti bene, commissario? Mi ascolti lei? Si tolga dalle scatole o la faccio legare ad una sedia. Ma come? Ho diritto di capire, voglio capire. Capito? Per favore, non insista. Lo so, risolverà questo. Tanto adesso andate via, non vi preoccupate. Dipende dagli interrogatori, se crede. In caso di novità può chiamarmi a qualsiasi ora in tribunale. D'accordo. Davvero ha deciso di mandare a casa le persone anziane? Sì, signora, può andare. Hai sentito cosa dice? Andiamo. No, io sto qui, è un mio diritto. Ho pagato il biglietto e voglio vedere tutto il film. Ma non è un po' stanco, signora? Stanca io, non mi sono mai emozionata tanto. Dottore, il telefono con la funzione. Dottore. Pronto! Lei la deve convincere ad andare via. Pronto! Io la devo portare a casa. In ogni modo, signorina, lei dovrebbe rimanere qui. Chiaro, no? Perché lui? Non poteva andarci qualcuno di voi su quella maledetta poltrona? Il padre è morto nelle ferrovie. La prima e la seconda vittima si conoscevano appena. Si può dire che tra loro in comune avevano una sola cosa. La sedia dove sono morti. Sembrerebbe la sfida di un pazzo. Un pazzo che ha anche il dono dell'invisibilità. Nessuno di noi lo ha visto. Tolti i bambini, i vecchi e i militari, sono rimasti in 46. Avanti. Ci sono due spettatori e desiderano essere ricevuti. Fagli entrare. Avanti. Buongiorno. Buongiorno.
Prego, s'accomodi. Bravi. Vedo che avete fatto conoscenza. Ci ha cacciato in un pasticcio e fa anche dell'ironia. Abbiamo deciso di rettificare la nostra deposizione. Va bene. Proprio bene non direi. La signora ed io siamo sposati, purtroppo. Voglio dire, non fra di noi. Capisco. Per questo. E solo per questo. Abbiamo dichiarato il falso. Volevamo nascondere un particolare assolutamente privato, che non ha alcuna attinenza con i due delitti. Là fuori è pieno di giornalisti. E il marito della signora è persona in vista. Se il ragazzo del bar rettificasse anche lui la deposizione, sono pronta a chiedere scusa. Non vado certo a spese io. La signora ha già telefonato al marito dicendo che passava per caso davanti al cinema e vi è stata spinta dentro per combinazione dai poliziotti. Sa, nella confusione. Ma se il mio nome viene associato al suo, lei... Vi prego, la prego. È la prima volta, io non volevo veramente, è la prima volta, mi creda, Gabriella. Commissario. Te l'avevo detto, al cinema no, al cinema no, al cinema no, al cinema Gabriella, no. Gabriella, non fare così, lasciami, ti prego. Non toccarmi, è colpa tua. E mi chiami signora, io non la conosco più. Chiedo scusa. Lei ha fatto colazione? No, io aspettavo. Posso? Loro signori vogliono scusarmi, ma questa che vedete è la mia ultima sigaretta. Ne faremo arrivare delle altre. Bene. Però la mattina, prima di accendere, sono abituato a prendere... il caffè, anch'io. Se avrà un po' di pazienza, arriverà anche quello. Grazie. Grazie. Comincio a sentirmi come a casa mia. Grazie. Federico. Federico. Stanno portando fuori la salma. Sta uscendo la bara. Rompi con le telecamere. Sì, guarda. Federico. Federico. Senta, mi dica, da quanto tempo stavate insieme? Mi dica, non sapeva nulla, signorina. Abitavate qua vicino. È vero che lei aspetta un figlio? Fra quanto tempo dovevate sposarvi? Signorina, lasciami. Quanti anni ha? Vieni con me? No. Stupida. Lo conosceva bene? Lavoravamo insieme da 8 anni. Vuole che le vada a prendere qualcosa? Sì, un po' d'acqua, grazie. Bene. Sono giorni molto lunghi, eh? Direi. Ho sentito dire che stasera ci mandano a casa. Speriamo. Io non ce la faccio più. E io? Tra 10 giorni ho un esame. Anch'io. Sto facendo il recupero di 2 materie. Ho il cinema sotto casa, come si fa? Dobbiamo assolutamente tentare. Stasera. Stasera? Stai zitta adesso. Vorrei parlare con i suoi superiori. Aspetti lì. Abbiamo tentato, signor Pittore. Sulle prime era apparso anche a noi. Sì, neanche i bambini, era una pista falsa. Ah, sì? Sì, ma non sono emersi fatti nuovi. Mi creda, eppure è possibile. Certo, potrà verificare lei stesso. Venga avanti. Sì, signor Questore. Certamente, signor Questore. Ai suoi ordini. Il signor Questore vuole essere informato di tutto. È lui il famoso sociologo?
Famoso poi. Anche lei è venuto per rettificare la sua deposizione. Ma perché? No, io desidero soltanto collaborare. Meglio tardi. Ho riflettuto a lungo prima di decidere di esporvi la mia teoria. Lei ha già una teoria. Acqua. Questa notte, durante la ricostruzione, è così che la chiamate, mi sembra, che fra l'altro mi ha interessato moltissimo come studioso. Non ci può risparmiare le sue divagazioni. Ho notato che il colpo mortale è stato esploso proprio contro la sedia su cui sedeva la prima vittima. E ci ha messo 8 ore per fare questa bella scoperta. Ci è arrivato anche lei? Mi congratulo. Dunque, su un punto possiamo essere d'accordo. L'assassino, se così si può chiamare, ha fatto fuoco una seconda volta proprio su una certa sedia, su cui credeva di ritrovare la vittima numero uno, dalla quale evidentemente era stato provocato in qualche modo. Non so se sono stato chiaro. Non molto, ma va bene lo stesso. La ringraziamo di cuore. Se avessimo bisogno di lei... Ma veramente non ho finito. Questa è soltanto la premessa, la mia teoria. È solo la premessa, lo lasci finire. Grazie. Dunque, dovete sapere che la vittima numero uno è soltanto un tramite, come un medium nelle sedute spiritiche. Ormai il contatto è stabilito. La provocazione ha avuto il suo effetto. Perciò io consiglierei, se avete in mente di organizzare altre ricostruzioni, cosa che trovo interessantissima, di metterci un manichino su quella sedia. Altrimenti il solo modo di uscire da questo cinema, e non lo dico per me, io ci sto volentieri, sarà una cassa da morto. Stavolta credo di essere stato molto più chiaro. Adesso sì, lo riconosco. Si tenga sempre a disposizione. Grazie. Dottore, chiamo la Nevro? No, è un pazzo tranquillo. Però lo faccia tenere d'occhio. Perdonate, signori, ma dimenticavo la cosa più importante, il buco. C'è o non c'è un buco sullo schermo? Nessun buco. Stia tranquillo. Ne è sicuro? Avete controllato bene? Se ci fosse una scala, potrei controllare anch'io. Dagli una scala. Dagli quello che vuole. Grazie. Ah, il pasto sarà distribuito alle 12:30. Certo, il menù non sarà dei più eccellenti. Ma se i signori desiderano qualcosa di particolare, qui vicino c'è un ristorantino buonissimo. Paura e mistero ancora avvolgono... Ma cosa fa quello? Guardate un po' là. Cosa sta facendo? Dove? Là, sul palco, il professore. Il buco! Il buco l'ha trovato! Il buco! Ha trovato il buco! Quale buco? Cosa ho detto? Dice che ha trovato il buco! L'ho trovato! L'ho trovato! C'è ancora la bruciatura dello sparo. Lo schermo rovinato, almeno 1 milione di danni. Adesso è chiaro, l'assassino ha sparato da lassù. È assurdo, volevo dire, il palcoscenico era pieno di agenti e nessuno ha visto l'assassino. Le faccio osservare che gli agenti guardavano, almeno credo, ad altezza d'uomo, mentre lassù c'è quella passerella dove poteva benissimo nascondersi l'assassino. Certo, avrebbe potuto salire per una scala di ferro, quella o quell'altra, ma era pieno di agenti. Non ha certo bisogno di scale, lui. Lei, che mi sembra molto più attento del vicequestore, mi ascolti bene, le devo parlare. Ma insomma, mi vuol prendere in giro? Verranno a prendere qualcuno, forse hanno scoperto l'assassino. Ma quello non è un cellulare. Sì, adesso mando di fuori. Pensate, abbiamo paura di invasioni. Camioncini normali si nascostano, danno nell'occhio. Proprio volentieri. Avevo un buco nello stomaco. Una mucchiate. Proprio qua. In due porzioni. Ma perché spingere? Al sugo non si chiamano cubetti, si chiamano... A me dà fastidio la gente che spinge, guarda. Grazie. Che profumo.
mio primo pranzo. Grazie. Cosa dire? Se continua così non prenderemo. Due cestini, per favore. Padre Silvio, quale ne ha presi due? Grazie. Andiamo dentro? No, voglio mangiare fuori. Su, tornate a giocare. Che gente? Mangiate la pasta, assassini. Assassini! 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 Voglio uscire! Voglio uscire! Voglio uscire! Lasciatemi andare via! Lasciatemi andare via! Via, voglio uscire! No! Voglio uscire! Il regista è solo un regista. I due amanti sono solo amanti. Il tipo dei gabinetti, beh, insomma, si capisce. Tutti hanno qualcosa da nascondere, ma nessuno ha due cadaveri sulla coscienza. E allora? Allora, dopo il primo delitto, tutti sospettabili. Adesso, nessuno. Lei vorrebbe rimandarli a casa? Cos'altro si può fare? Tenerli in quarantena? A cura della redazione. Ah, io non me la sento di prendere una decisione del genere, almeno non ho. Il questore. Disturbo? Signori, ho appena finito di parlare col ministro. Se vi riferissi i suoi apprezzamenti sulla vostra opera, sono certo che vi passerebbe l'appetito. Il colonnello Luciferi, dei servizi di sicurezza della difesa. Speravo che fosse il medico legale. Non siamo riusciti ancora a conoscere i risultati della perizia necroscopica. Che cosa si attende dal perito? Una diagnosi di infarto? Ma conoscendo i risultati... Spegnete. In effetti, signor questore, il perito potrebbe almeno recuperare i proiettili e analizzarli al più presto. Lo ha già fatto. Ma la sezione balistica non ci ha ancora capito niente. Evidentemente sono di fabbricazione straniera ed è escluso che siano stati costruiti da un paese aderente alla NATO. Lei pensa che potrebbero essere? Per questo è intervenuto il Ministero della Difesa. Non si affligga, commissario. Da questo momento dirigerò io personalmente le indagini con la collaborazione del colonnello. Lei è in grado di dirmi qualcosa sui precedenti politici delle vittime? Ma veramente io... Anche a me piacerebbe che un gruppo estremista, possibilmente di un altro pianeta, si attribuisse la paternità dei due delitti. Non faccia dell'ironia, per favore. Non oserei. Comunque, il giovane che lavorava nel cinema era solo iscritto al sindacato. E quanto al vecchio, non si occupava di politica. Il vecchio? Lei forse non lo sa. Era stato 30 anni al Ministero della Difesa. Lo sapevo. Si occupava di contabilità, non di missili. E aveva una sola passione. Il cinema, la televisione, la fotografia. E allora? E allora niente. Ma c'è un tipo nel cinema. Un sociologo. Un matto, uno squilibrato. Secondo lui... Me lo dirà un'altra volta. Finisca il suo pranzetto e si occupi della sorveglianza dei fermati. Aveva ragione lei, signor questore. L'appetito è passato. C'è qua fuori una commissione che desidera essere ricevuta. È da un pezzo che aspetta. Ma che significa questa storia? Buon divertimento. L'assemblea generale a cui ha partecipato anche il personale del cinema ha regolarmente eletto il qui presente comitato, conferendogli compiti di coordinamento e in particolare l'incarico di consegnarle un elenco di desiderata. Bene, escano per favore. Sono trascorse 24 ore, c'è un po' di nervosismo in giro. Saponette, rasoi elettrici, deodoranti. Ma state scherzando? Ne abbiamo forse l'aria? Siamo in 46, signor questore. O ci viene incontro o ci autorizza a far venire i nostri avvocati. Così diventeremo 92. Giornali, riviste, 12 televisori. E cosa ve ne fate? Due reti nazionali, 4 straniere, 6 locali fanno 12. Così ognuno di noi potrà vedere ciò che vuole e passare il tempo nel migliore dei modi. Provvedere. Grazie. Il rancio lasciava molto a desiderare. Il ciclone ha raggiunto la punta settentrionale della regione. Guarda verso mezzogiorno, sconvolgendo l'intero paesaggio. La croce rossa ha iniziato la raccolta di frumi e di viveri per soccorrere i sopravvissuti. Nella quale c'era un personaggio. Le femministe
intendono superare la posizione puramente rivendicativa del loro movimento e passare ad una fase di attacco. Ma si vede bene. E si vede meglio, vero? Eh sì. L'offensiva si articola in una serie di obiettivi che vengono definiti compensativi oppure riparatori dei torti e delle ingiustizie che le donne hanno subito nel mondo. Non se ne può più. Fra l'altro, essi chiedono che alcuni nomi cambino il loro genere da femminile in maschile. Ad esempio, le donne. La parola guerra. La Juventus, un protagonista. Senti, mi fai fuori, datti una bella grattata con la mano. Ecco, così non se ne parla più. Allora, seconda domanda. Quale giocatore juventino manca a questo elenco di capocannonieri per fare i sei capocannonieri? John Charles. John Charles, risposta esatta. Bravo, sì. Anche il signor De Clero a Alan Fleming. E quindi entrerà in cabina con il mazzo. La polizia ha subito numerosi attacchi durante la manifestazione, conservando sempre il controllo della situazione. Prima si schiena, poi si mettono la maschera, poi cantano. Gli studenti hanno modificato spesso la loro tattica. Dagli slogan e dai canti corali ma sono. Là ci sono i cartoni animati. È vero. Andiamo a vedere. La polizia ha raccolto i sassi e li ha restituiti agli studenti. Nel suo studio di Roma. Cosa danno sugli altri canali? Non lo so, non la pellicola caso. Che è in programmazione roba di guerra. Nel cinema. Shhh. Parlano di noi. Due persone. Il caso del suo film ha avuto molta risonanza sui giornali e una larga eco anche all'estero. Cosa pensa di fare? Di rimettere in circolazione il film? Beh, sto preparando una riedizione del film per le sale di prima visione. Adesso tutti lo vogliono vedere. Ma questa curiosità morbosa verso il film maledetto non le dà da pensare? E perché? Non l'ho mica chiuso io, dico la verità. Il film è sano, particolarmente adatto per il bambino. Ma a proposito di quella parola, maledetto, mi fa venire un'idea. Perché no? Un film corale con un cast eccezionale su questo episodio morboso. Un film di suspense, insomma. Certo. Un film che va incontro ai desideri del pubblico, alla Hitchcock. Ciao. Ciao. Cosa fai? Studio, approfitto di questa clausura. Ti dispiace se ci sediamo un po' qui con te? Di là è una noia. Sono tutti attaccati ai televisori. Chiudi la porta. Ho una sorpresa. Caffè freddo. L'ho messo da parte per gli amici. Una tempesta. Posso? No, prima il ragazzo e poi lei. Avevano fatto. Posso cedere il posto? No, no, aspetto, grazie. Già, abbiamo tanto tempo. Sigaretta? Io c'ho uno zio. Penso che ci andrò prima. Bene. Lo sai che usavo uno spazzolino meccanico, quindi si sono gonfiate le cingicce. Ora invece ho un apparecchio che spruzzato. Come va, piccola? È passata? Veramente, signora, sono ancora un po' flippata. Lo credo bene, poverina. Senta tu, lo puoi capire. Ma che male ho fatto io? Tocca a lei. Siamo a buon punto, lei che ne dice? Ho deciso di dirgli tutto quello che so. E cioè? Beh, cioè niente. Uscire dal palcoscenico prima dello sparo. Salve. Salve. Le devo parlare. Sono un povero squilibrato, lo ha detto lei per primo. E anche quello là. Oppure ha cambiato idea? Io non ho più alcuna idea a riguardo. Tanto vale sentire la seconda parte della sua teoria. Secondo basta, me. Basta! Venga, mi segua. Di menzogne, di ratto in galera tutti. Qui sotto staremo più tranquilli.
Cosa vuole sapere? Mi stava dicendo che l'assassino non ha bisogno di scala per arrampicarsi. Ma perché si ostina a chiamarlo assassino? 2000. Tenga. Grazie. Buonasera. 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 Ehi, ricordami che ti devo 1000 lire. Ma sì, dai, lascia perdere. GR2, notizie. Guardate che pensierino per voi due. Un comunicato del Ministero dell'Interno risponde ai numerosi interrogativi che si pone l'opinione pubblica, assicurando che sono stati raccolti... Il telegiornale ha detto che potrebbero restare là dentro anche 10 giorni. Se l'ha detto la televisione... ha assunto personalmente la direzione delle indagini ed il suo portavoce ha dichiarato che le risultanze della perizia balistica potrebbero contribuire in modo determinante alla soluzione del mistero. Signori, la cosa è arrivata troppo in alto. Ne parlano anche i giornali stranieri. E ne va di mezzo il nostro prestigio. E anche quello dei servizi segreti, caro colonnello Lucini. Sì, anche il vostro prestigio. E professione? Scrivi diverse. Bravi, bravi. Mi informano che su di voi in centrale c'è un dossier che fa paura. Ma una piccola curiosità dovete togliermela. Cosa facevate in questo cinema? A me piacciono i film western. Bravo. Ma uno di voi è uscito. Gliel'ho detto, commissario. Donne. Senta, la verità è che io e lui due... ci siamo incontrati qua dentro perché più tardi dovevamo vedere un amico. Chi? Il nome? Portateli sotto il palcoscenico e teneteli d'occhio. Se si decideranno a parlare, riportateli qua. Quei due sono nel giro della droga. Comunque in questo caso non c'entrano. Si decide. O sociologo o poliziotto. Posso? Può, può. Anche per lei? Amaro. Anch'io. Lei continua a credere che io sia pazzo. Sia sincero. Comunque... essere fuori dalla normalità accettata da tutti non significa necessariamente essere pazzi. Senta, mi dia una prova, una sola, e io le faccio un monumento. Una prova ce l'ha già?
due morti. O vogliamo attendere il terzo? Ne sappiamo meno di prima. A questo punto, io credo che la mia presenza sia del tutto inutile, signori. Se quel pazzo, ammesso che sia pazzo... La smetta, non mi parli più di lui. Mi faccia svegliare tutti quanti, che siano tutti al loro posto entro mezz'ora. Un'altra ricostruzione? Sì, e le assicuro che non ci sarà nessuno a sparare dietro lo schermo. Perché ci sbatto un plotone armato su quel maledetto palcoscenico. È una scala. E in cima a quella scala è il miglior tiratore scelto che abbiamo. Ma a che serve se l'assassino non sarà più disposto a rischiare? Serve a dimostrare una volta per sempre che si tratta di un assassino, cioè di una persona e basta. Senza magie, senza misteri soprannaturali, senza altre stregonerie. Se no fra un po' anch'io comincio a dare i numeri. E dopo? Dopo si vedrà. Ricominceremo da capo, ma con i piedi per terra. Tutti dobbiamo tornare con i piedi per terra, io per primo. Faccio portare un manichino. Ma allora non ha capito niente. Su quella maledetta poltrona siederò io. Questa è una sfida, per Dio, e io l'accetto. Voi due al solito posto. Pazzo, pazzo dalle gare. È monotono, sa? Non dico a lei, mi riferisco al questore. È il questore in persona che vi parla. Contrariamente alle altre ricostruzioni, questa volta dovete restare tranquilli ai vostri posti. Dopo quest'ultima prova, tornerete alle vostre case e ai vostri cari. Sarò io stesso, in persona, a sedere su quella maledetta sedia. Ripeto, nessuno deve muoversi. Nessuno deve ripetere i movimenti fatti nelle altre ricostruzioni. Grazie della collaborazione. Mi raccomando i carboni, l'ultima volta lo schermo era un po' troppo scuro. Accendi. Signor questore, a nome mio, del commissario e del sociologo, le chiedo ancora una volta... Si tolga le piedi. Tutto a posto? Sì, signore. Faccia partire la proiezione. Subito. Cominciare! Iniziare. Ha ragione lei, è proprio pazzo. Tardi. Mi hanno detto che è urgente. Aspetta qua. Non posso disturbare il signor questore finché il film non è finito. Signor
Sono anni che aspetto questo momento. Sì, eccellenza. Tutti fuori, eccellenza, ho capito. Sì, e farò sequestrare il film. È urgente, è la perizia balistica. È assurdo. Ma cosa scrivo? Chiama la centrale, il laboratorio. Essere un errore. Un numero per un altro. Tenga. Pronto? Ma che diavolo avete scritto? No, nessun errore, dottore, mi creda. Glielo confermo io. Il dattilografo ha copiato con esattezza il mio rapporto parola per parola. Sì, parola per parola. Ma non dica sciocchezze, una colta tamburo del 1863. Ha scritto 8 invece di 9, si è sbagliato di un secolo. Dottore, ha scritto 8 perché doveva scrivere 8. I delitti sono stati commessi con una colta a tamburo fabbricata nel 1863. 1863-863. Controlli i proiettili, sono privi di filettatura. Sa quando si adoperava quel ferro vecchio? Nella guerra di secessione! Appunto, dottore, quella là. Sai cosa aveva detto quel matto al questore? L'arma che sta cercando viene da molto lontano. E il questore lo ha cacciato via. Mm.
conferenza stampa è tutto pronto, quando lei vuole. Piuttosto do le dimissioni. Ora non riesco a crederci. Signore, signore, una paura violenta mi ha preso il fuoco. Quando il piccolino purtroppo si dimostra di parlare. Dove abita lei? Voi lo so, passate. Grazie, ma dico il povero che viene in continuo a vedere. Si va a casa, eh? Finalmente. Già. Ciao, amore. Grazie, grazie anche a te. Sono anche emozionante. Allora, cosa c'è stasera? Per caso, avevo due ore libere dall'ufficio, quindi per favore. Giorni emozionanti, eh? La sua è stata un'esperienza straordinaria, vero? No. Il questore ha detto qualcosa quando è stato col noi? Sono morti tutti sul colpo. Ha fatto qualche annuncio. Posso avere il suo numero di telefono? Grazie, caro. No, da questo momento non ho più un numero di telefono. Mi dispiace. Arrivederci. Ormai la parapsicologia, le scienze occulte, le più audaci ipotesi fantascientifiche vengono invocate per far luce sul mistero del cinema. Le autorità respingono ogni spiegazione che non rientri nell'ambito della logica comune. Ma resta sospeso un interrogativo angoscioso. Chi è l'assassino? Anche la stampa estera dà grande rilievo al triplice del cuore. A volte mi accade di credere, come del resto fa tanta gente, che il diavolo ci metta la coda. Cioè che qualcuno complichi apposta le cose, che so, e le renda più difficili. Siamo portati a dare sempre la colpa al diavolo quando... E che altro dovrei credere? Vogliamo andare? Sono molto stanco. Ancora due minuti, la prego. Il tempo di esporle la terza ed ultima parte della mia teoria. Non mi convincerà mai. È tempo perso. Ma perché, santo cielo? Cerchi di ragionare. Gli uomini si autodistruggono continuamente con le cose che essi stessi creano. Con le armi, con le automobili e con tanti altri aggeggi di cui sono padroni e schiavi. E in cui inconsapevolmente si identificano. Le interessa la science fiction? Cosa? Se le interessa la fantascienza. Non molto, sì. Ho letto qualcosa. Allora avrà certamente letto quel bellissimo racconto di Ray Bradbury. Io non desidero fare nient'altro al di fuori di guardare, ascoltare, annusare. Vuole spiegarsi? Sì, ecco. In una casa c'è una stanza dove i bambini vanno a giocare. E che gioco! Le quattro pareti sono quattro grandi schermi televisivi che riproducono le immagini dei pensieri e dei desideri. E allora? Insomma, i bambini creano sulle pareti un paesaggio africano con leoni, avvoltoi e tutto il resto. In poche parole, chiudono nella stanza i genitori, i leoni escono dagli schermi e li divorano. Chiaro? No, non è chiaro. E se lo fosse sarebbe appunto fantascienza. Anche Giulio Verne scriveva racconti di fantascienza, con sottomarini e aerei che non erano ancora stati inventati e con uomini che andavano sulla luna. Sigaretta? Non fumo, grazie. Ma perché le immagini di cui l'umanità si nutre non dovrebbero a loro volta nutrirsi di noi? Guardi il formichiere. Per tutta la vita pensa solo alle formiche. Le annusa, le stana, le succhia. Poi, quando è sazio, si tiene sempre nei paraggi, attento, pronto a scattare. Infine, un bel giorno, si fa mangiare da loro. Le formiche sono cose vere, reali. Anche le immagini. Poniamo il caso che lei, una mattina,
si metta davanti allo specchio e guardi se stesso, cioè la sua realtà. D'un tratto lo specchio si rompe. Che cosa vede lei della sua realtà ora che non c'è più l'immagine? Nulla di nulla. Accidenti. Venga, venga a vedere. Se dico che a volte l'immaginazione è superiore alla realtà, lei è d'accordo, spero. Sono d'accordo. Allora perché non vuole ammettere che le immagini, come l'immaginazione, possono essere più forti della realtà? È solo un gioco di parole. Lei crede?